Signora moderatrice, cari amici, signore e signori colleghi, voglio innanzitutto ringraziare gli organizzatori del, eh, del forum per il lavoro svolto, per me è un grande, eh, è un grande onore di partecipare già ormai al quinto forum che è stata un'ottima arena di scambio di informazione di grande esperienza, l'ampia esperienza dei vari relatori dimostrano ancora una volta il successo di questa iniziativa egregi ospiti, storicamente l'Armenia grazie alla sua collocazione era sempre nel crocicchio dello scambio e la partecipazione con le culture orientali e occidentali erano sempre parte della vita armena. Oggi trovandoci allo stesso crocicchio l'Armenia offre nuove possibilità e le sue possibilità di, eh, di vantaggio. I vari accordi con i partner statali danno all'Armenia la possibilità di accedere a un mercato di oltre 300 milioni di consumatori dove molti dei, servizi e prodotti armeni sono riconoscibili e richiesti. Come membri della comunità eh, economica euroasiatica ha un accesso eh, libero dai dazi a più di 180 milioni di persone, ha dei eh, confini comuni, ha eh, un mercato di 80 milioni di persone eh, del, dell'Iran. I rapporti amichevoli storicamente con tutti i paesi del Mar Nero, cosa che permette di avere una, uno scambio commerciale con la Federazione eh, russa e tutti gli altri paesi dell'Unione euroasiatica e dell'Unione europea. Vorrei anche sottolineare che eh, i valori comuni con l'Unione europea hanno aperto un, delle possibilità privilegiate, commerciali mh, privilegiate nell'ambito del sistema generale delle preferenze e più tutta una serie di progetti strutturali come il corridoio nord-sud farà sì che l'Armenia diventi la via più breve di transito tra il Golfo Persico e i porti del Mar Nero. Quest'anno l'Armenia celebra il 25 anno di indipendenza e nel corso di questi 25 anni, grazie a tutti gli sforzi incessanti e le riforme, l'Armenia ha migliorato i propri parametri come standard internazionali. I rating di organizzazioni come la Banca Mondiale eh, dicono che l'Armenia negli ultimi sei anni ha migliorato i propri parametri, i propri indici, come il Do It Business, raggiungendo il 40, dal 43° al 25 ⁇ posto nel 2016 tra i 180, tra 189 paesi. Negli stessi rating siamo al quinto posto come tranquillità di organizzazione del business, al 29 ⁇ come commercio internazionale. Come eh, indice delle libertà eh, ci troviamo al 54 posto tra 189 paesi. Indubbiamente queste valutazioni sono, sono molto rassicuranti, ma il governo armeno continua a lavorare per stabilire delle relazioni ancora più amichevoli eh, per l'ambiente d'affari. Eh, e che dia un effetto concreto. Signore e signori, determinati settori dell'economia armena erano state sottolineate come prioritarie dal governo della Repubblica armena, tra questi le, le, le information technology, l'agricoltura, il turismo e altri. Oggi vorrei brevemente presentare... Che, che le tecnologie informatiche che sono tra le più di prospettiva e più promettenti in Armenia. Fin dai tempi sovietici l'Armenia ha mantenuto il suo enorme potenziale per lo sviluppo delle tecnologie e viene ritenuta una, una sorta di hub per il software per la tecnica industriale, l'elettronica, la produzione dei semiconduttori e di altri componenti. Indubbiamente la forza lavoro è uno dei punti più importanti del, come vantaggi dell'Armenia nel campo delle tecnologie informatiche. È un una forza lavoro specializzata, non solo accessibile ma anche molto produttiva. Cosa che fa sì che gli specialisti armeni siano particolarmente attraenti per gli investitori stranieri. Nel corso degli ultimi anni sono stati raggiunti molti successi nella costruzione di una società basata sul sapere. Il trasferimento delle innovazioni ha fatto sì che il nostro Paese ormai sia agli stessi livelli dei Paesi sviluppati. Nel sistema di formazione del paese ci sono più di 10 eh, istituti di studi superiori, di università, proprio nel campo delle tecnologie. Grazie a questo l'Armenia dispone di forza lavoro qualificata e di un capitale umano altamente qualificato. Eh, da un punto di vista della formazione e dell'istruzione ci sono esempi proprio nelle iniziative private, quali sono il centro Turom, che è un centro di tecnologie alternative che assicurano agli scolari, agli studenti delle scuole medie, la possibilità di trasformare le loro idee e fantasie in soluzioni tecnologiche e prodotti. Oggi la maggior parte degli studenti preferiscono l'industria delle comunicazioni eh, informatiche e delle tecnologie, perché sono una di quelle più da desiderare. Ciò nonostante le sole università non sono in grado di dare agli studenti un'esperienza sufficiente per avere poi un lavoro in questo settore. Per aiutare a risolvere questo problema molte società, tra cui anche alcuni leader mondiali nel campo dell'IT, dell come il centro di, Innov di innovazioni della Microsoft Armenia, IBM, eh, delle tecnologie di prospettiva, il centro armeno-indiano nel campo dell'IT dell e altri, altre società locali e internazionali organizzano corsi appositi eh, di formazione per gli studenti, ponendo l'accento sullo sviluppo eh, e della mh, mh, mentalità innovativa, eh, web programming. Mm, eh, sicurezza cibernetica, creazione di intelligenze artificiali ed altri, in uffici come Synopsis, Cisco, Oracle e altri, tramite gli acquisti di società armeni e l'assorbimento di società armene, lavorano a eh, Yerevan. Sul mercato armeno, che è il risultato degli sforzi congiunti del governo dell'Armenia, della USD e delle varie società, dimostrano che l'Armenia è stata già riconosciuta, eh, ha un, una sua nicchia nel campo dell'IT. Attualmente in, in questi, nel, nel settore IT ci sono 150 società funzionanti per un totale di 559 eh, milioni di dollari USA l'occupazione di circa 13.000 persone. Nel solo 2015 l'IT ha registrato una crescita del 21%, è stato creato, sono state create 79 società. La maggiore quota dei prodotti IT, il 79,5%, viene esportato negli Stati Uniti e in Canada, il 10,8% in Europa, in Russia e nei paesi della CSI vengono esportati quasi l'8,5%. Tra gli altri paesi abbiamo gli Emirati Arabi Uniti, le AU che si orienta soprattutto sull'outsourcing della contabilità e dei servizi bancari e finanziari. Nell'ultimo anno i legislatori hanno fatto un pacchetto di leggi di sostegno all'IT con tutta una serie di correzioni della legislazione per quanto riguarda la politica fiscale per queste società e per le start-up che comprendono anche eh, una, un tasso zero all'inizio e un ridotto tasso durante il lavoro. Questo ha già dato i suoi frutti. Molti start-up armeni sono riusciti a manifestare le proprie capacità di, di godere di grande riconoscimento. E qui vorrei eh, sottolineare alcune storie di successo. Per esempio lo studio armeno Triada, che ha elaborato una app per l'iPhone che si chiama Shadowmatic ha avuto il premio di prestigio Apple Design durante la conferenza degli elaboratori Apple, Apple eh, nel 2015 o la app per Photopix Art elaborata da esperti armeni che poi è entrato dalla che la Forbes ha inserito nel, nell'elenco delle hottest test startup. Possiamo anche sottolineare la startup armena Solonern, che è tra le maggiori nella comunità virtuale della codificazione, eh, tra i 10 migliori start-up del 2015. E concludendo vorrei ancora una volta ringraziare per l'organizzazione di questo forum e sottolineare la necessità di svolgere iniziative analoghe. Sono convinta che con i nostri sforzi congiunti le parole diventeranno fatti per il bene dei nostri popoli. Grazie per l'attenzione.